Buongiorno, bentornati buongiorno, ad Una Mattina. Buongiorno. Allora, quelle che avete visto sono le immagini di quel che è accaduto questa notte tra Milano e Torino, bombe carta, disordini, vetrine assaltate, alcuni negozi sono stati addirittura saccheggiati nel capoluogo piemontese, ma noi andiamo subito a Milano dal nostro Federico Zatti. Buongiorno Federico, ci puoi per cortesia raccontare che cosa è successo a Milano, chi c'era in piazza e che cosa è successo? Sì, buongiorno a voi. Allora, intorno alle 9:30 alle mie spalle a Piazzale Loreto si sono trovate circa 100-150 persone e hanno percorso questo viale, Corso Buenos Aires, iniziando le prime devastazioni, buttando a terra bidoni della spazzatura, cassonetti, transenne dentro le entrate della metropolitana. Poi hanno raggiunto questo che vediamo, i bastioni di Porta Venezia. Lì c'è stata la parte più pesante perché hanno iniziato a tirare fumogeni, a lanciare bombe carta. C'è stata la prima carica della polizia. A quel punto sono andati sulla mia destra in direzione della regione Lombardia e lì c'è stato lo scontro maggiore perché hanno tirato contro la regione fumogeni, bombe carta, molotov, bottiglie di vetro contro i palazzi. A quel punto la polizia in assetto da guerriglia, cioè con scudo, manganello e casco, sono intervenuti e si sono dispersi, il gruppo si è sparpagliato e la coda finale del gruppo dei manifestanti è arrivato alla stazione centrale, questo intorno alle 23. Quindi l'azione di guerriglia urbana si è svolta tra le 9:30 e le 11. Grazie Federico, torniamo da te. Che hanno... Grazie Federico, torniamo bene. Dopo le 7 siamo da te.